Va bene, c'è altro che dice Sì, questo? dice, volevo porti due domande gentilmente. La prima, quando sarà il momento preciso per abbandonare le nostre case? Quando in TV sentiremo il telegiornale che annunzierà l'obbligo del microchip? E poi la seconda, ho visto dei filmati terribili su YouTube sui campi FEMA che si stanno costruendo in America. Che ne pensi? Grazie mille e che Dio ci aiuti tutti. Dio ti benedica, amato fratello, grazie Gesù. Dunque, quando è che sarà il momento di abbandonare le nostre case e poi le cose sui campi FEMA? Quindi stai dicendo delle cose abbastanza grandi qui, è quello che sta succedendo nel mondo, così come Hitler sta preparando i suoi Auschwitz senza che nessuno, diciamo, se ne fosse accorto, oggi in America sta preparando i campi FEMA, che sono come dei campi di concentramento, che molti cristiani si chiedono, ma per chi li stanno costruendo? Hanno fatto dei filmati, foto, sono campi di concentramento grandissimi, circondati di reticolati, fili spinati, e con le sbarre rivolte verso il dentro, cioè per non fare uscire la gente, cioè per tenere la gente Sì. Ma dentro. E la gente si chiede cosa servono queste cose. quale Poi, gente? gli americani, Per gli americani l'hanno per gli fatto, sono in non per America. i nemici. No, per gli americani, sono in America. E poi hanno scoperto, in mezzo alle foreste americane, dei depositi dove ci sono milioni e milioni di casse da morto. Wow. Hanno fatto i filmati, se tu vai su YouTube, ritrovi queste cose, filmati, hanno visto montagne di casse da morto. Cioè si aspettano delle sommosse grandissime, si aspettano milioni di morti. Cioè stanno per arrivare cose che, diciamo, come ha detto Gesù, ci sarà una grande tribolazione, che se i tempi non fossero accorciati nessuno si salverebbe. Questo per i campi FEMA. Per questo dico ai fratelli nel mondo occidentale di uscire se potete. Uscite, uscite, uscite fuori prima di tutto dall'America e anche dall'Europa, che sono uguali. L'Europa sarà la base dell'Anticristo, sarà anche peggio dell'America. Questo riguardo. Riguardo il microchip? Quando è il momento di abbandonare le nostre case e fuggire nei monti? Quando annunzieranno al telegiornale l'obbligo del microchip? Assolutamente no, perché non è che tu per abbandonare la tua casa prendi, non so, ti metti la giacca e esci, diciamo dove vai? Preparare un posto di sbarco, la nazione dove vai? Innanzitutto devi chiedere a Gesù se devi spostarti dalla nazione, spostarti dalla città, spostarti dalla regione, se no ti devi mostrare. Quando è il momento di spostarci? Subito, adesso, adesso. Ieri io mi sono spostato nel 2011. Però il microchip non esiste ancora. Esiste, non esiste l'obbligo, però esiste il microchip. Yeah. Vedi, tu vedi in Europa, fanno leggi, ma non è che consultano, non stanno consultando i popoli sono schiavi. Cioè l'Europa è dalle banche, quello che conta sono i soldi, i banchieri, quando la banca fallisce. E i poverini devono pagare. Dopo che la banca li ha sfruttati, devono anche pagarla. Dopo che la banca ha derubato soldi per anni, li ha fatti sparire perché dovrebbero lasciarli come garanzia. No, li hanno già spesi. E adesso succederà che verrà il microchip, che secondo noi è il marco della bestia, sarà quello che sarà. Insomma, no, assolutamente la più grande sciocchezza che uno può fare è aspettare che il microchip sia obbligatorio. Adesso i darsi da fare è spostarsi di corsa, che domani e l'anno prossimo, se ci sarà l'anno prossimo, sarà ancora più difficile, perché non so se l'anno prossimo sarà possibile, perché facilmente spostarsi, che noi ci aspettiamo da un momento all'altro un crollo finanziario Sì. e quindi i tuoi soldi non varranno più niente. Allora sarà difficilissimo allora spostarsi, perché non avrai soldi. I soldi crolleranno, il momento è adesso. Vendersi il secondo paio di scarpe, vendersi tutto, la bicicletta, spostati. Chieda al Signore se deve andare in un'altra nazione o un'altra città. Anche Però non vivere nelle montagne, no? nelle Perché montagne. tu non stai vivendo nelle montagne. Beh, C'è veramente ancora siamo tempo? circondati di montagne qui. Sì, però hai una casa, tua famiglia vive in una casa. Sì, una casa non è né lussuosa né povera, è una casa media, Sì. vivo.
E sono qui, dice, sì, viviamo benissimo, il Signore ci ha benedetto a un prezzo abbastanza molto dico basso. Che non è il momento di vivere di nascosto nelle montagne. No, non di nascosto, ma di prepararlo però, okay. Un posto nascosto. Okay, sì. Nascosto perché arriverà un momento che se sanno che tu c'hai il cibo, ti possono uccidere e portarti via il cibo. Mm-hmm. Succederà anche di questo. I profeti cristiani hanno visto che nelle città la gente diventava cannibali. Allora sta dicendo che non è il momento di abbandonare le case e andare nelle montagne, ma è il momento giusto di prepararsi, un rifugio, di spostarsi se dobbiamo cambiare nazione, città. È il momento giusto di prepararsi. È il momento giusto di vendere e comprare. Vendi quello che non ti serve, tutte le stupidaggini che hai, televisioni, eccetera, e compri di quello che ti serve. Quindi o un biglietto aereo per andare in un'altra nazione, se Gesù ti mostra così, o spostati in un villaggio, un paesotto dove c'è il posto migliore sono le montagne, perché lì trovi una montagna o una collina dove c'è dell'acqua che può sopravvivere, portali in una roulotte qualcosa e mettigli dentro del cibo che non deperisce, sì. Granaglie, semi, cose che poi che non deperiscono, un posto dove ci sia acqua. Le cose essenziali sono il cibo, acqua, un rifugio, un tetto, e vestiario, riscaldamento. Senza di queste cose non puoi sopravvivere. Quindi vedi se il Signore ti mostra andare fuori dalla nazione, o se devi rimanere nella nazione dove sei, se non puoi uscire dalla nazione, organizzati lì, trova un rifugio fuori dalla città, non nella città, dove dipendi dal mondo per il gas, la luce, l'elettricità, il cibo, il supermercato, la benzina, l'affitto. Esci, le città sono trappole del diavolo, uscire dalle città. E se devi rimanere in città perché lì c'è il lavoro, va bene, ma preparati un posto dove non batter d'occhio. Quando la gente comincerà a dare i numeri, tu ti sposti. Amen. E sempre tenere un po' di benzina in garage per riempire e spostarti. Va bene, quindi questo riguarda al microchip. Amen. Va bene. Prima di andare alla prossima domanda, voglio dirti, ho ricevuto un'email da parte di Adriana. Ok, è pronta? Dice che ho sentito il suo fuoco e il suo amore dentro me. Ok. È una leggera corrente che mi avvolse il mio corpo. Ok. Sono pronta. Ok. Preghiamo? Ma magari Gesù l'ha già guarita. Amen. Penso che l'ha già guarita, vogliamo chiedergli. Preghiamo per assicurarci. Va bene, guarda, io ti impongo le mani. Non sono le mie, sono di Gesù. Amen. Allora, tu sei pronta, Angela? Yes. Sei pronta, sì. A ricevere per lei? Amen. Allora, Adriana, chiudi gli occhi. Adriana, chiudi gli occhi. All right. Allora, amen. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, grazie, alzo Gesù. Le mani a te, al cielo. Grazie, Signore, Gesù, io sono grazie, pieno del tuo Spirito Gesù. Santo, sono pieno del tuo amore, sono pieno della tua parola e grazie al tuo Spirito che è in me. Adesso impongo le mani ad Angela, che rappresenta Adriana, in questo momento. Tu la guarisci, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Prega con me. Ricevo la guarigione. Ricevo per la grazia guarigione, di Gesù. Per grazia di Gesù. Sono libera. Sono libera, salva. Sono benedetta. Sono benedetta. Non ho maledizione su di me, solo benedizione. Non ho malattie su di me, solo guarigione. Non ho spiriti del diavolo, solo lo Spirito Santo di Cristo. In questo momento ti ricevo, Gesù, e la tua guarigione, la tua benedizione. Grazie per il tuo sangue che da 2000 anni è stato mandato per la mia guarigione, come è scritto, con le tue lividure e ferite siamo stati guariti. Matteo 8,17, Gesù ha preso su di sé i nostri mali e le nostre malattie. Più forte è colui che è in me che colui che è nel mondo. Io sono guarito, tu vattene Satana, togli le mani da questa figlia Adriana. Lei appartiene a Gesù e non a te, Satana. Vattene, te lo comando in nome di Gesù Cristo. Tutti gli spiriti del male inginocchiati davanti a Gesù, raccogliete la vostra immondizia, le malattie e andatevene adesso per ordine e autorità di Gesù Cristo. Amen. Amen. Oh, alleluia. Amen. Grazie Gesù. Amen. Adriana Angela, come ti senti? Io ho sentito un grande calore dentro. Ok, Adriana anche l'ha sentito. Vedrai adesso. Grazie Gesù. Te lo dirà. Bene, lo Spirito Santo ha operato, aspettiamo le tue notizie, Adriana. Muoviti, Amen. Fai quello che non potevi fare, piegati, fai esercizi, tutte le cose che prima ti davano dolore, falle adesso senza dolore. In nome di Gesù Cristo, Amen. Amen.
Allora, nel frattempo andiamo avanti? Ok. Allora, qui non abbiamo finito. Lui dice che il ritorno di Gesù si aggirerebbe circa il 2023, questo fratello. Sì. Giusto? Sì. Quindi finiamo per bene questa domanda. Okay. Guarda, io, caro fratello, veramente io sono d'accordo con te. Infatti ne ho parlato, non so se tu hai sentito. L'abbiamo dato in inglese o in italiano la settimana scorsa? Tutte e due. Ne abbiamo già parlato di questo, che io dicevo che se devo fare una... Se devo fare una data approssimativa, niente di dogmatico ovviamente, direi proprio questo, che verso 2023-2024, più o meno quella data lì, Gesù dovrebbe tornare. Però non è che la voglio mettere in modo dogmatico. Perché dico questo? Perché tutti i segni indicano che il mondo è pronto per il ritorno di Gesù. Infatti il mondo ha già ricevuto il diavolo, massima parte, omosessualità eccetera, il diavolo ha messo le chiese a dormire, diciamo il 99% delle chiese sono addormentate, non evangelizzano, non gli interessa cosa dice la Bibbia, interessa quello che dice il pastore. La Bibbia dice quello che il pastore pensa, cioè certe chiese hanno Santa Maria intercessore, altre chiese hanno i pastori intercessori. Dobbiamo tornare a Gesù Cristo, a Gesù Cristo. Tutti i pastori del mondo devono mettersi in ginocchio davanti a Gesù e cominciare a predicare più Gesù e meno le loro religioni. Amen. Grazie a Dio che pochi pastori che lo fanno. Ora, perché penso che il 2023 è una buona data? Con sicurezza lo sapremo presto, perché c'è una profezia in Esodo 20 e 21 che è una profezia in codice. Cioè da pochi anni alcuni studiosi ebrei e cristiani hanno scoperto che tramite il computer si saltano delle lettere. Cioè il computer estrae una lettera ogni 10, una lettera ogni 15, una lettera ogni 50 lettere, e questo forma delle frasi. E queste sono cose profetiche. Come sappiamo che sono vere? Perché vanno con la Bibbia, confermano profezie che già conosciamo. Per esempio Isaia 53, col computer si scopre che c'è cose meravigliose. Tu sai che Isaia 53 è il capitolo che è il più perfetto, che parla di Gesù Cristo. È la fotografia di Cristo, Isaia 53, studiatelo. E Isaia 53 c'è dentro dei codici, va bene, che si estraggono solo col computer, va bene, che dicono così: il mio nome è Gesù Cristo. Wow. Poi dai i nomi dei 12 discepoli, poi dai il nome di Maria, Vergine, e dal nome di tanti nomi, tutti, praticamente c'è tante cose del Vangelo scritte lì, va bene? Quindi, e poi tanti altri passaggi, tante altre parti, per cui sappiamo che questi codici sono veri. Ora, un codice, uno di questi codici dice in Esodo 20 e 21, dà alcune parole molto significative, dice: dal nome di Netanyahu, okay, che è il nome dell'attuale presidente israeliano, poi parla della casa del Signore, okay, poi dice ricostruzione, e poi da un anno, okay, che il 5000 e, mi ho dimenticato in ebreo, ma che corrisponde alla nostra data, al nostro calendario, del 2016. E che significa? Significa che Netanyahu, quel presidente di Israele, e Israele già ora sta spingendo perché vuole costruirsi il suo tempio, però i palestinesi islamici non glielo permettono. Significa che Netanyahu potrebbe essere fra poco il presidente israeliano autorizzato a costruire il terzo tempio. Noi sappiamo che quando Israele costruisce il terzo tempio potrà essere fatto solamente in concomitanza con gli ultimi 7 anni che saranno patrocinati, sponsorizzati dall'anticristo. In questo caso, se Israele costruisce il Tempio nel 2016, significa che mancano 7 anni alla fine della storia. 7 anni che è il patto dell'anticristo. Il patto dell'anticristo, okay. Come vediamo nella profezia Daniele 9,27, patto che viene interrotto nel mezzo, 3 anni e mezzo, e poi comincia la tribolazione, in base alle seguenti scritture, Daniele 9,27, Daniele 11,31 e Gesù dice in Matteo 24,15-21. E allora il ritorno di Gesù sarà circa il 2023? No, circa 7 anni dopo, perché nel momento che loro firmano il patto, e sapremo se un determinato patto sarà l'ultimo,
perché l'Europa, che sarà sponsorizza il patto profeticamente, ha già fatto un patto di 7 anni con Israele e specificatamente nel 2007 è scaduto nel 2013. Ora, e l'ha interrotto perché stiamo aspettando l'anticristo, capisci? E allora, se il prossimo patto viene di nuovo firmato, come sappiamo che sarà l'ultimo? Lo sapremo se il Tempio ebreo sorge in concomitanza. Capisci? Può essere 2016, può essere prima, può essere dopo, non lo sappiamo. Però c'è questa profezia in Esodo 20 e 21 che questi codici dicono 2016 Netanyahu è terza casa. Ok, però il ritorno di Gesù non è sicuro che sarà 2023, no? No, dici, questo, la Bibbia non questo, dice. No, la Bibbia non lo dice. Okay. A meno che non prendiamo per buono questo codice in Esodo 20. Quindi non voglio essere dogmatico, no. Va okay. Bene? Sì, andiamo alla prossima domanda. Quindi questo non so come fratello ha preso questa data. Studiando? Sono rimasto sorpreso perché è da poco tempo che io ho usato questa data. Capisci? Non credo, non so neanche se lui mi ha ascoltato qualche settimana fa. Però, sì, caro fratello, sempre sintonizzati con lo Spirito Santo, continua così. Amen. Grazie, Signore. Gesù. Amen. Andiamo alla